Ciao a tutti, sono Marco Bardi, benvenuti nel settimo video dedicato alla pesca in apnea. In questa lunga serie di video stiamo affrontando molti argomenti. In questo nuovo video vi parlerò dell'adattamento alla pesca in apnea, quindi cosa serve questo adattamento, come possiamo migliorarlo. Fondamentalmente noi abbiamo quattro tipologie di adattamento principali che ci servono. Il primo è senza dubbio quello fisiologico. Passiamo da una vita terrestre all'immersione in un ambiente acquatico, per cui il nostro organismo ha tanti cambiamenti. Il fatto di riuscire a capire quali sono questi cambiamenti e di allenarli ad adattarsi appunto all'ambiente acquatico ci permette di avere una prestazione migliore, di lavorare in maggiore sicurezza e sicuramente di arrivare a perfezionare anche le nostre capacità di pesca. Il secondo adattamento è prettamente mentale ed è quello che ci permette di affrontare tutte le notevoli emotività che si verificano durante la pesca in apnea, come per esempio l'ansia, la paura di sbagliare, il freddo, la noia, lo stress, la fatica e così via. Sono tutte situazioni che grazie agli aspetti mentali si possono migliorare, per cui adattando questi aspetti mentali si ha un grande beneficio. Il terzo tipo di adattamento è quello tecnico, ovvero intorno alla tecnica che tutti conosciamo ci sono un'infinità di piccoli dettagli che noi dobbiamo cercare appunto di allenare ed adattare in modo che riusciremo poi a perfezionare la tecnica, a renderla davvero efficace. Sembra strano, ma sono proprio gli adattamenti che fanno la differenza nella tecnica. Tutti sanno come si svolge una tecnica, ma perché uno la fa meglio di un altro? Il motivo principale è proprio questo, di solito. Non solo questo, ma sostanzialmente questo. Infine, l'ultimo tipo di adattamento che ci interessa è quello che riguarda le azioni e le reazioni. In ogni momento della pesca in apnea ci sono un'infinità di azioni che vengono seguite poi dalle nostre reazioni. Quindi noi dobbiamo adattarci a gestire bene le azioni e le conseguenti reazioni. Vi faccio un esempio per capire meglio. È arrivato il momento del tiro, il pesce è vicino, dobbiamo sparare. Non è così semplice come si pensa e sarà proprio l'adattamento che ci darà la grande differenza per non sbagliare quel tiro. Molti danno la colpa al fucile, tantissimi altri si fanno un'infinità di paranoie sulla balistica e così via, ma alla fine ciò che conta di più è proprio la capacità di adattamento al tiro, ovvero una persona che è adattata al tiro è difficile che lo sbaglia, qualunque sia il fucile, qualunque siano le gomme, qualunque sia il diametro dell'asta e così via e così via. Ecco, questi argomenti sono quelli principali. Adesso vi ho fatto una panoramica, ma ovviamente il tempo non ci consente di approfondirli. Nei prossimi video inizieremo a parlare dell'adattamento fisiologico e successivamente anche degli altri. Bene, vi ringrazio per la visione di questo video e vi ricordo di iscrivervi al canale per ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti, di condividere questi video con i vostri amici e di seguirmi se volete sulla mia pagina ufficiale Facebook, Marco Bardi Official. Grazie ancora e arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti!